MSC e Costa Crociere. Avranno la gestione per 30 anni dei terminal crocieristici nei nostri porti, hanno sottoscritto con noi una concessione che prevede un impegno a portare 1,5 milioni di passeggeri nei nostri scali, hanno sottoscritto con noi un impegno che prevede per loro un investimento di 19 milioni di euro, come ho detto prima, soltanto come canone di concessione demaniale per l'autorità, più tutti i contratti di servizio che dovranno e che potranno sviluppare. La società è una società neocostituita che certamente dovrà occuparsi di gestire al meglio le cose che le ho appena detto per conseguire quei risultati che sono previsti nell'atto di concessione. Noi saremo con loro, al loro fianco, per cercare addirittura di migliorare quei numeri. Io ricordo a tutti che la mia precedente esperienza vedeva una concessione che era partita per portare 1.200.000 passeggeri con una società costituita sempre da armatori, alla fine ne hanno portati 2.600.000 e si è consolidato quel numero nel corso degli anni. Quindi sono convinto che quello è un punto di partenza e non certamente di arrivo, ma è straordinario perché, lo dico a tutti, noi partevamo da numeri che erano ridicoli per essere in una terra così bella, dalle potenzialità incredibili quale quella siciliana. Quindi oggi finalmente stiamo raggiungendo i risultati proprio attraverso la costituzione di questa importante società.